Correva l'anno 2005 quando Aston Martin ha presentato per la prima volta l'Aston Martin Vantage, la più piccola, la berlinetta, la l'entry level del marchio britannico. Bene, oggi dopo 13 anni al Salone di Ginevra ritroviamo la nuova Aston Martin Vantage, che notiamo subito presenta un design totalmente rivisto rispetto alla precedente versione. Si caratterizza soprattutto al frontale, se riusciamo adesso a spostarci verso questa parte, si caratterizza soprattutto al frontale per avere un design molto più audace e molto più minimalista rispetto alla precedente versione. Troviamo quindi dei fari con una superficie relativamente inferiore rispetto al resto del corpo vettura e qui al centro troviamo la caratteristica mascherina Aston che è stata ripassata e presenta questa griglia abbastanza, direi, semplice, che richiama un po' il mondo delle corse, che sormonta questo splitter inferiore veramente gigante. Quindi la forma rimane bene o male la stessa rispetto alla storicità Aston, però è stata resa molto più minimalista e passata verso il suolo. Ricordiamo poi inoltre che da qua parte fino al fine della vettura tutta la carenatura, infatti Aston Martin ha riposto grandissima attenzione verso l'aerodinamica della nuova Vantage. Spostiamo adesso verso il lato dove inquadriamo soprattutto subito i nuovi le nuove ruote con questa bellissima finitura bicolore che calzano delle gomme P0 255-40 da 20 pollici. Veramente uno spettacolo, possiamo vedere poi qui anche l'impianto frenante con i dischi baffati e la pista e la pinza a 6 pistoncini col logo Aston Martin impresso sopra. Qui sulla fiancata vediamo una grossa presa che estrae i flussi dal vano ruota e li fa, diciamo, percorrere lungo tutta la fiancata della vettura. La maniglia scomparsa di Aston la troviamo anche qui. Cerchiamo di dare un'occhiata adesso anche agli interni, li guardiamo da questo lato. Bellissima la finitura bicolore dei sedili e qui all'incentro della plancia troviamo praticamente un cruscotto totalmente ridisegnato dove troviamo una grande moltitudine di tastini. Al centro vediamo questi tasti che sono quelli per l'impostazione del cambio automatico, il pulsantino per l'accensione del propulsore e al centro l'infotainment che è stato totalmente rivisto, quindi una bella pioggia di tecnologia per la nuova Aston Martin Vantage che va un po' a colmare quel gap che la separava un po' dalle sue rivali. Abbiamo parlato di attenzione aerodinamica ma attenzione anche al peso, perché la Aston Martin nuova Vantage è stata ha subito una cura dimagrante, infatti il peso adesso si ferma solamente intorno a 1500 kg. Guardiamo adesso un attimo il posteriore dove troviamo questa bellissima firma luminosa LED che percorre tutta la lunghezza della vettura, un tratto stilistico che stiamo ritrovando sempre più spesso sulle auto, sulle ultime auto presentate. Qui invece inferiormente è presente il gigante estrattore che ingloba anche i due scarichi che a mio avviso risultano forse un po' piccoli per la tipologia di auto e per la grandezza di questa presa d'aria che estrae il calore posto poi in basso sotto la vettura. Molto bello, abbiamo detto l'estrattore che ha una grandezza veramente importante. Abbiamo parlato di scarichi, quindi parliamo anche di propulsore. La nuova Aston Martin Vantage è spinta da un V8 biturbo 4.0 litri di derivazione Mercedes da 510 cavalli e 685 Nm erogati già a 2000 giri. La trazione ovviamente posteriore e riesce a coprire lo 0-100 in solo 3,7 secondi. Abbiamo citato prima il cambio all'interno che ovviamente è un cambio 8 marce ZF. Vediamo qui poi il nuovo volante Aston Martin leggermente disegnato con una forma abbastanza particolare sopra il quale sormonta la nuova strumentazione con il logo dei giri al centro e due piccoli infotainment posti ai lati. Torniamo fuori. Abbiamo parlato di grande attenzione e grande tecnologia presente su questa vettura. Infatti troviamo un albero di trasmissione interamente realizzato in fibra di carbonio. Abbiamo parlato del fondo carenato e la grandissima attenzione aerodinamica dovuta anche a delle piccole prese poste qua in basso nella parte anteriore che convogliano l'aria in modo più ottimale per rendere più efficienti i flussi aerodinamici. La vettura è già presente negli store Aston Martin ed è disponibile a un prezzo di partenza di circa 158.000 euro.